Vediamo l'arbitro se concede il calcio di rigore. E no, niente da fare, niente rigore. Però Ghezzi vuole, lo vuole assolutamente, vuole il rigore e sbraita contro il direttore di gara. Però è già ammonita, dovrebbe calmarsi un attimo, dovrebbe cartellino rosso. Ghezzi è fuori e Virtus in 10. Un déjà vu, signori, questa scena l'abbiamo vista già altre volte. Ghezzi è incontenibile, si avvicina addirittura al mister. Ma no! Ma non si può! Ghezzi colpisce il mister! Un gesto assurdo di Ghezzi! Incredibile! Scudetto. Ghezzi sarà anche una campionessa, ma se continua così si gioca la carriera. Oh, sfigato numero 2. Che cazzo vuoi? Guarda la strada, dà retta Alice, che poi stai male. Non mi dovete rompere il cazzo!
siamo. Guarda quei bambini, hai visto? Franco vive in una di queste case terremotate? No, nelle casette nuove vive il nonno Franco, non terremotate. Oh, c'era un accordo o sbaglio? Butta sta sigaretta, dai, veloce. Allora? Venite, venite! Benvenuti! Tu devi essere Caterina. Sì. Capisci quello che dico? Se non togli quella smorfia di merda dalla faccia, ti cago nelle scarpe. Capisci quello che dico? Greta, andiamo, per favore. Sono Don Giulio, l'umile guida di questo gregge. È un piacere avere degli ospiti nella nostra casa, o in quel che ne rimane. Piacere. Alice Donati, assistente sociale. Non prende bene. Sì, infatti, anche il mio segnale è debole. Ma che cos'è questo coso? Sicuro di volerlo sapere. Ma perché non andiamo a trovare il nonno? Dai. Ma certo, vi accompagno io. Devo andare al cesso. Andiamo. Andiamo. C'è la wifi qui. Greta, vieni. Ci divertiremo. Dai, andiamo. È da tanto che non venite a trovare il nonno? In realtà solo Greta lo conosce, ma era molto piccola l'ultima volta che si sono visti. Ah. Bene, molto bene. Il signor Ghezzi è una persona a modo. Stronzo, figlio di puttana. Si intende, non è proprio un vecchietto canonico. È un po' burbero ogni tanto. Lo definirei un anarchico solitario. Ma che significa? Che fa schifo. Beh. Uccello dell'anno. Nel 1971, il falco peregrinus, meglio conosciuto come falco pellegrino, deve il suo nome alle piume scure sul capo, che rimandano al cappuccio indossato dai pellegrini durante i pellegrinaggi nel Medioevo. Famoso per l'elevata velocità, è l'animale vivente più veloce del mondo e può superare in picchiata i 350 km orari. Classificato come nobile o di alto volo, padroneggia maestoso il cielo con picchiate e volteggi, mentre a terra ha un'andatura impacciata e goffa come quella di un pinguino. Trattandosi di un uccello solitario e sedentario, il falco pellegrino nidifica spesso occupando i rifugi degli altri uccelli, presso rocce scoscese. Grazie alla sua grande capacità di adattamento, abita nei luoghi più disparati del pianeta e in alcune circostanze si è anche urbanizzato. Nidifica anche in strutture architettoniche prominenti come campanili, fabbriche abbandonate, alti palazzi, dove si nutre prevalentemente di piccioni per conquistare. Eccomi. Devo pisciare. Greta! Dovrei pisciare. Buongiorno. Franco. Ben trovato. Sì, sì. Prego, prego. Vieni, vieni, vieni. Buongiorno, Franco. Piacere di rivederla. Lui è Diego Benzin, il collega che insieme a me si occupa di Ines e delle sue nipoti. Si ricorda? All'ultimo appuntamento purtroppo non è potuto esserci perché è troppo impegnato a dimenticarsi gli incontri. La scusi, eh? Deve essere stato urgente. Quindi di solito non è così? No, no, è proprio così. Una ragazza un po'... Stronza. Intraprendente. Franca, una pecorella smarrita. Povera ragazza, può succedere. Magari
Eviti il torpiloquio davanti a lei, perché è già molto... Stronza. Indisciplinata. Lei invece... è Caterina. Ciao. Io non so parlare con i segni. Beh? Ti sente perfettamente. Il suo orecchio sinistro funziona meglio dei tuoi messi insieme. Sarà per questo che non ho sentito tirare lo scarico. Praticamente, questo sente le cose terrene, mentre questo sente le cose spaziali. Gentilissima, anche troppo. Dunque, se per voi va bene, vi lasciamo soli, così prendete un po' confidenza. Certo. E noi andiamo a visitare il quartiere? Certo, vi accompagno io. Franco, ovviamente le ragazze sono invitate a partecipare a tutte le attività della parrocchia, se volete. A più tardi, ragazze. Era una discreta guida a Roma, in seminario, venite. Per conquistare la femmina, il maschio esegue dei voli acrobatici, donando di tanto in tanto una preda alla sua futura compagna. Rimane fedele per tutta la vita e si accoppia nuovamente in caso di morte del comunque partner. Comunque era la mia. Non giudico nessuno, ma quando ogni certezza crolla, vacilla anche la fede. Quella in Dio, quella negli uomini. Non voglio criticare l'amministrazione o la burocrazia, ma la strada è sempre più lunga e la luce è sempre più pallida. E questa è la chiesa. Purtroppo non posso farvi entrare. Vedete? L'orologio è fermo all'ora del terremoto. Io assisto persone in grave difficoltà, persone che hanno perso tutto, la casa, la famiglia, che si prendeva cura di loro. Franco però è rimasto. Che cosa lo ha trattenuto? E chi lo sa? Di certo non le radici. No, non ha nessuno qui a Pieve. Perché non è tornato a casa sua? È un personaggio complesso, a tratti animalesco. Ho provato ad ammansirlo con la parola del Signore, ma ringhia. Non è un uomo di fede? Non è tanto una questione di fede, più di spirito. Franco ha odiato tanto in vita sua. Greta pure. Una ragazza difficile, aggressiva, facile alle mani. Andranno d'accordo, secondo lei? Questo lo sa solo il buon Dio. Ma roba davanti. Le ospiti siete voi, ci dovrei stare io. Ovvio, perché tu sei uno, noi siamo due. Ma non lo vedi che ho 70 anni, sei tutta scema. E chi se ne frega? Ma non posso dormire su un divano per 3 mesi. Ma non mi alzo più. Ma magari. Ma vaffa... Tesoro, dove vogliamo andare con questo atteggiamento? A fanculo. No, no, basta. Basta, basta, fuori. Fuori, via, via, fuori, fuori anche tu. Via, via, via. E vai a chiamare la Cipe Ciope. Andate a cagare tutti quanti. Via, via. Ines! Ines, esci immediatamente dalla mia stanza e da casa mia! Fuori! Fuori! Si chiama Greta? Ines, è la mamma. Oh, ma chi vi ha cercato a voi? Chi vi ha chiesto niente? Ma che volete? Stavo in paradiso io qua. Ti faccio compagnia io sul divano se hai paura, nonno. Ora me la fai te con qualcosa sulla testa lì. Mi sveglio di notte, al buio lo vedo, allora sì che mi piglio un infarto fulminante. No, no, non devi morire!
Chi ci tiene a noi mentre la mamma guarisce? Bella soddisfazione. Sono un ripiego, un tappabuchi. Grazie. Ti voglio bene. Ma che è sto casino? Il segnale per gli alieni. Cos'è? Cena, cibo, mangiare. Sembra cioccolato, ma puzza di fango. Vellutata di funghi surgelata, pronta da bere. Minestra nel bicchiere? Ho un solo cucchiaio in casa. Se la preferisci servita su un piatto, la tiri su col naso. Pure. Ci muoviamo? Devo uscire io. Allora, mi fai andare in bagno anche a me o no? Sua madre. Stronza. Eh già, le donne sono la rovina del mondo. Faccia come me che ho comprato la PlayStation. E cosa vuoi? Mi ha fatto i fatti tuoi e non rompere le balle, va! Nonno! Nonno! Aspettami che cado! Sento qualcosa. Com'era, un verso tipo questo? No. Qualcosa di più spaziale. Ma tu ci credi che esistano gli alieni? No. Dove andiamo adesso? Dove mi pare a me. Nonno! Aspetta! Muoviti! Eccomi! Devo usare il tuo bagno. Tu intanto, guarda qua. Buonasera anche a te, eh? Ciao. Ciao. Perché porti un imbuto in testa? È un catalizzatore di segnali per alieni. L'ho costruito insieme alla mamma. Così posso sentire anche le cose spaziali. Fico. Ne ho uno anch'io. Davvero? Mm-hmm. Wow. Ma su. E adesso cosa ci fai a vedere la bambina? È mica un giocattolo. Eccolo qua. Wow. Ti piace? Sì. Ti sei matto. Sei diventato arteriosclerotico. Come tuo nonno. Sì, ma fa il piacere. Stai zittina. Lo proviamo? Certo. No, gira. Prende meglio. Così? Sì. Come l'hai chiamato il tuo alieno? Cirbidibibibi. Il mio invece si chiama Lisa. Semplice. Ma così non lo senti. Ma così lo vedi.
sapete che in casa degli altri non mi viene. La vuoi una spremuta con un bel cucchiaio di olio di ricino? Uè, Balilla, la tua purga nera fascista a me non la nomini neanche, te capì? Allora te la tieni. Allora, hai guardato bene questa foto? Sì, sì, l'ho visto, ma non può essere lui. Ti dico che lui, la foto è stata scattata sui Sibillini. Franco, si somigliano tutti. Ma che cavolo dice? Il mio Berlinguer è unico. Chi è Berlinguer? È il mio falco. Se un falco non può essere tuo, un canarino può essere tuo, un piccione può essere tuo, ma di certo non un dannato falco. Mamma. Ma Goebbels qua di solito non è a dormire a quest'ora? Di solito sì. Te fatti gli affari tuoi, eh? Io ti dico mai quando devi andare a dormire? Sì. E certo, perché io sono tua madre, io decido. Tu no. Io no. No. Dammi qua. Nonno, io ho un pochino di fame. Perché? Il sorbetto ai funghi non ti è bastato? Grigri, a che ora arrivi? Ho rubato una rosa dal giardino qui di fianco. Sono così belle. Che pioggia, Grigri. Mi fa paura. Puoi tornare a casa e stai con mamma. Grigri, sento dei rumori che vengono dalla televisione. Ma è spenta. Forse ci stanno spiando. Torna a casa, per favore. Greta mi ha chiamato il tuo mister. Te ne vuoi andare via? Ci detesti così tanto da lasciarci soli. La vicina vuole uccidermi. Ho chiamato la polizia. Greta, smettila di chiamare. Abbiamo già perso un campionato, no? Allora, ti chiamo io quando ho notizie. Sono buone? No. Allora me ne fai assaggiare una? Assaggiare? Le patatine? Mi vuol dire che non hai mai mangiato una in vita tua? No, certo che le ho mangiate. E allora perché le vuoi assaggiare? Hai voluto il gelato? Mangia il gelato. Va bene. Tieni. È anche la più grossa. Grazie. Dai, Caterina, accendi la luce, su. Arrivo un attimo, mi tolgo le scarpe, nonno. Brava. Beh? Se mi dai un bacino, vado a dormire. Un bacino? Sì. Ecco fatto. E adesso a dormire. Andale, su. Buonanotte, nonno. Buonanotte. Thank you.
Nonno. Chi è? Ah, sei te. Buona. Ma dove l'hai trovata questa arancia? L'ho trovata in cucina per terra. Che schifo! Ma era marcia! La parte rovinata era piccolina, piccolina. Il resto era ancora buono. Se è marcia, si deve buttare, punto e basta. Per me no! Per me sì! Lo dico io che sono un adulto, quindi c'ho sempre ragione. Va bene? Adesso vai a giocare. Via, fila. Lontano da me, però. Oh. Ma dove sei, Berli? Perché non te ne torni a casa? Posso andare fuori? C'è gente nuova che gira. Soliti turisti delle tragedie. No, una bambina. Testa pazza. I pazzi sono rogne. Liberatene. Michael! Oh! Ecco, cara. Buona giornata. Oh, cara Marianna, buongiorno. Buongiorno. Come procede qui? Sappiamo, maschietto, femminuccia? Fortunatamente femmina. Oh, bene. E invece quelle due ragazze nuove? Ma sono straniere, mezze orfane. Dicono che le hanno sottratte a una setta religiosa. Ma io non so niente, ma sinceramente non credo. Sì, vabbè, quando è il mio turno, il solito che prende la mamma, grazie. Comandi? Ah, Guido... Lascio tutto, lo vuoi? Come? Vado da mio nipote a Porto Sant'Elpidio. Non è più vita, se lo vuoi... Scherzerai? Ma dico, sei pazzo? Come facciamo qui senza una gastronomia? No, non sono d'accordo. Siamo o no una comunità? Io ti ammiro, Tony. Bravo, fai bene. Vuoi andartene anche tu, Guido? Vabbè, Guido, ci penso io poi per la barca, eh? Ah, grazie. E la mamma? La mamma? La lasci morir sola qui? Dopo una vita di sacrifici per farti studiare? È così che la ripaghi, quella santa di Evelina? Marianna, sai che ti sei fatta davvero ingombrante. No, non alludo alla pancia, che anzi, ti sta davvero molto, molto bene. Fa pandan con il tuo ego. Buona giornata, Tony. A te, Guido, grazie. Grazie a te. Sauro, devi colpire la palla, non gli stinchi dei tuoi compagni! Ma mister, Kevin mi sputa! Ma che vuol dire? Dai, venite qua. Kevin, che è successo? Mister, Sauro dice che ho la mamma puttana. Allora, basta, eh? Non voglio sentire scuse e non si dicono parolacce, altrimenti faccio rapporto a Don Giulio. Mister, io ho fame! Ma io che ci devo fare? Ci stiamo allenando, dai! Ma occhi da rana, sei tipo il peggior giocatore della storia di Bomber Merda. E te ci chiami pure Cristiano. Pensa a Babbo 2 e delusione. Già ha perso casa e lavoro e adesso anche la speranza di averci un figlio calciatore. Sauro, basta! Cristiano, è quella dove l'hai presa? Ce l'aveva nelle mutande. È vero, mi è rimasta qui da ieri. Ragazzi, ma questo è un allenamento, le caramelle nelle mutande, per favore! Ehi! Ehi! Che cazzo vuoi? No, niente, io sono Pietro, alleno i ragazzi. Ah, e sti cazzi? Piacere mio. Mister, mi sa che stasera sono seghe. Allora, lo sai che c'è, Sauro?
e domani aiuti Don Giulio con le comunioni a domicilio. Sei contento? Ma perché? Avanti, vai, cominciamo. Vai, 2 contro 1. Tutti contro Sauro. Però prendetela quella palla, Cristiano, corri, dai! Bonzo, prendi quella lastra, ci facciamo un tetto. Mi senti? Signora? Devo uscire! C'è scritto zona rossa! Aiuto! C'è una signora in pericolo! E tu chi sei? Un supereroe? No, io no. Sono Caterina. Questo sarebbe il tuo costume? Il mio amico chiede perché hai quel coso in testa. Sei normale o sei un robot? Sono come voi. Questo è solo il mio casco per gli alieni. Allora quella deve essere la tua navicella. No, è una bici trasmittente. Ma adesso non c'entra. Dobbiamo correre là. C'è una casa con scritto zona rossa. Ma lei è entrata lo stesso. Lo ha fatto. Gente, sembra proprio una situazione di pericolo. Ci tocca intervenire. È lì dentro. C'è scritto zona rossa, pericolo di crolli. Signora? Sì, sento delle grida. Le senti anche tu? È sorda. Non è vero. Sono come voi. Con questo sento tutto quello che sentite voi. E con l'altro? Le cose di un altro pianeta, ma ancora non so quale. Non ridete. Siamo di fronte a una creatura ibrida. Mezza aliena e mezza scema. Mister.
Sta su. E non entrare più a casa mia. Mi scusi, signora. L'hai salvata, mister! È viva! Ed è anche mezza nuda. Tutto bene? Vuoi che chiami qualcuno? Mister, secondo me sei tu il problema. Appena hai parlato è fuggita. Lascia parlare me la prossima volta. Uccello dell'anno nel 1971. Il falco peregrinus, meglio conosciuto come falco pellegrino, deve il suo nome alle piume scure sul capo che rimandano al cappuccio indossato dai pellegrini durante i pellegrinaggi nel Medioevo. Famoso per l'elevata velocità, è l'animale vivente più veloce del mondo e può superare in picchiata i 350 km orari. Classificato come nobile o di alto volo, troneggia maestoso il cielo con picchiate e volteggi, mentre a terra ha un'andatura impacciata e goffa come quella di un pinguino. Ma che ne so, avrà caldo. Ma lo vedi che piange? Guarda che io l'ho trovata che era già così, Trattandosi di un uccello solitario e sedentario, il falco pellegrino nidifica spesso. Gli alieni non esistono! I bambini mi odiano, dicono che non sono normale! Rocce scoscese. Grazie alla sua certo che esistono. Anche il nonno dice di no! Più oh, siamo calmini. E in alcune mi ha chiesto se ci credo e io ho risposto onestamente. Mica volevo farla piangere. E poi è successo ieri sera. Quindi vuol dire che dall'orecchio buono ci sente scoppio ritardato. La ragazza bisogna farla controllare, Alti palazzi, dove si nutre prevalentemente di piccioni. Per conquistare la femmina, tutte il maschio esegue dei voli acrobatici, donando di tanto in tanto una preda alla sua futura compagna. Rimane fedele per tutta la vita e si accoppia nuovamente in caso di morte del partner. La mamma dice che questo è il mio orecchio alieno. Ma se loro non esistono, questo è solo un orecchio rotto. E io non sono più una bambina che sente sia le cose terrene che quelle spaziali. Ma solo una che sente la metà delle cose che sentono gli altri. Tu sei sempre stata capace di sentire cose che per gli altri sono impercepibili. Non sono stati gentili con la mia bici. Ehi! Greta! Non mi dire che hai di nuovo bisogno del mio aiuto. Dai, smettila di fare il fenomeno, te la tiriamo giù noi. Levati dalle palle. Questa è scema, Pia. Ti prego, Gre, così ti fai male! Tranquilla, tanto da sola non ce la fa. Ci pensiamo noi. Ci hai ripensato? È colpa tua che vuoi fare sempre tutto per conto tuo. Greta! Dove vai adesso? Thank you.
Basta, ciao. Ma dove vai adesso? Arriva. E chi se ne frega? Io devo fare delle cose molto più importanti, eh? Non mi lasciare qua da sola. Fuori è buio. Grazie. Tua sorella non mi piace. Lei non piace mai a nessuno. In casa mia si seguono le mie regole. Stronzo, tu non hai regole! E quindi? Quindi se l'hanno visto in quella zona non ci resta che andare anche noi. Sarei felice di accompagnarti, sai. E ti rimetti gli stivali? No, io non vado da nessuna parte. Perché? È lui che deve venire da me. Chi ha salvato la vita a chi? Cosa state facendo? Fatti nostri. Te ne vai? Hai detto che potevamo stare in camera. E dia Franco di togliersi le scarpe se vuole rimanere sul letto così. Ja, mein Führer! E dai, che muori dalla voglia di farlo anche a te, dai! Basta, Baccano! Sì, sì, mamma, adesso facciamo più piano. Sì. Chi non salta è Evelina, chi non salta è Evelina, Chi non salta è Evelina, Ma se stiamo dormendo? Chi non salta è Evelina, chi non salta è Evelina. Greta, il nonno non è ancora tornato. Magari è morto. Dai, non dirlo più. E non è che ci protegge senza nonno e senza mamma. Io proteggo te. E proteggo anche me stesso. Infatti la mamma diceva sempre: io penso a te e tu pensi a me. Ti ricordi? Oh, ti ricordi? Sì, me lo ricordo. Lei ti manca. Sopravvivo. In quel posto lì, lei è tutta sola. Chi la protegge, secondo te? I nostri pensieri. Buonanotte. Vieni qua. Tu sei pronto? Sì. Al tre. Uno, due, tre. Fa piacere che hai tirato fuori tu il discorso. Come? Cosa vuoi fare, eh? Scappare via dall'incubo a bordo di un veliero? Non capisco. Cosa dici? Ah, non capisci? L'ho vista la rivista in bagno. Tu mi vuoi lasciare qui da solo. Ma cosa c'è per tutti? L'accusa facile. Perché non ve lo mettete in tasca, quel dittino puntato? O puntatevelo contro voi stessi. Tu ci stai bene qui? Appunto.
Tu stai qui con la speranza che uno stupido falco che hai liberato 100 anni fa torni qui adesso da te. Quando potresti andartene quando vuoi. Sono io che non posso farlo. Allora lasciatemi sognare in pace. Che vi costa, cacchio? Cacchio. Ho esagerato. Dai, va. Andiamo dentro. Beviamoci su. Ah, ci hai dato dentro, eh? Vieni, che c'è? Vieni che qua. Che è successo? Vieni qua. Che c'è? Bevi in casa mia, cos'hai? Una alcolizzata? Dicono che salti di una generazione, quindi è probabile. Franco! Dai, dammi un altro, che quello di ieri non m'è bastato. Franco, c'è la bambina fuori. Torna in te. L'hai picchiata? Ma cosa sei, scemo? C'è sangue cattivo come sua madre. Gliele date anche a sua madre? Non abbastanza. O forse gliele date troppe, visto dove si trova. Franco, sei con noi? Quelle bambine non hanno nessuno, solo te. La loro madre non è in ospedale come loro credono, ma in manicomio. E tu che padre vorresti essere stavolta? Ma che vuoi da me, eh? Ma vai fuori dalle balle, va a casina tua. A sognare di essere un pirata. Mentre ti fai ancora pulire il culo da tua madre. Franco, ma vaffanculo! Questa volta hai esagerato. E goditi questo momento, perché arriverà il giorno in cui sarai tu a farlo tua madre. E ti assicuro che non è altrettanto piacevole. Ho cambiato di pannolini io. Padre non è solo carezze o schiaffi. È anche sporcarsi le mani di merda! Pensando all'oculo di tuo cugino Giovanni, se ci facciamo mettere insieme nella stessa bara io e te, magari un posticino nella tomba di famiglia ce lo può trovare. Vedo che sei di buon umore oggi. No, è un'ottima idea, Ottima idea. Li sai ancora sviluppare, questi? Accetto le sue scuse. Entri. E tu... Mamma, se devi andare di corpo, fallo ora, perché abbiamo molto da fare in bagno. No? Andiamo. Tutto quello che mi ha fatto del male mi ha reso più scaltro. Parti in quarta fermo, se parli, non me ne frega un cazzo. Ripeto, non me ne frega un cazzo. Parli di me, me ne sbatto, fuori classe in campo, Oliver Hutton. Sono stufa di averti sempre addosso. Tecnicamente questo sarebbe il mio campo. Cos'è? Ci hai forse bisciato sopra per marcare il territorio? Ah, io no, e spero nemmeno tu. Certo, figuriamoci se fumi. Sai cosa penso? Che tu sia venuta qui
per farti trovare da me. Sì, certo, come no. Ti piacerebbe? No, mi piacerebbe che tu rimanessi qua a giocare un po' con noi o che ti scansassi. Sai, avremo l'allenamento. Nel cielo come vola, ogni mia strofa vedi te le suona. Come Notorious fa faccio fuoco, fuoco. Poi la tua baby mi dice sei wow. Mister, mi ha fatto un gestaccio. Posso dirlo al Don? No. Ho San Michele sulla schiena. Ehi, perché non ti rilassi un po'? Ehi, perché non ti togli un po' dal cazzo? Una forza. Fuck, crepa. Stromboide! Dai, nonno, basta! Mi affoghi, basta! Voltati, dai, voltati! Ferma! Basta, basta! Vuoi sapere cosa mi è successo? No. Papà di quei bambini è scappato via come il mio. Ma lui li va a trovare. Non so a chi è andata meglio. Senti, nonno, perché a volte i genitori scappano via? Vedi, quando perdi tutto, perdi anche quella cosa che si trova sotto le unghie, ben nascosta. Lo sporco? Il coraggio. Come quando ti scappa il cane. Forse il padre dei tuoi amici si è solamente allontanato per riuscire a ritrovarlo, no? Ma nonno, io non ho amici. E io non ho un cane. Devo andare in un posto. Aspetta, mi cambio e vengo anch'io? No, questa volta no. Aspettami qui. Nei tempi venivo qui ogni giorno, convinto che se fosse tornato non mi avesse trovato qui ad aspettarlo. Gli si sarebbe spezzato il cuore. Io penso che lui senta il tuo odore e sappia dove sei ora. Sono creature intelligenti quelle, sai? Penso che sappia anche che c'è stato il terremoto e che ci siamo dovuti spostare. Dove l'hai letta questa? Lo dicevo così per consolarti. Ah. Vuoi veramente sapere quello che penso? No.
Penso che quel falco non sappia chi tu sia. Lui non ha la minima idea di cosa sia l'affetto o la nostalgia. Lui. Lo hai salvato, gli hai dato del cibo. Era affettuoso con te solo e unicamente per puro opportunismo. Non mi convince, sai? Ah, no? No. Quando l'ho liberato, non ti perdonerò mai di avermi convinto a farlo. Lui stentava ad allontanarsi. Lui. Mi stava tutto appiccicato come dirmi, papà, ti prego, non mandarmi via. Io invece praticamente l'ho cacciato. È normale che adesso mi odi. Pena. Il vostro mister fa più schifo di voi. Scusa, che intenzioni hai? Fare un po' di beneficenza. Vi insegno qualcosa, dai. Prego. Allora, stronzi, come prima cosa dimenticate tutto quello che va detto il mister qua. Seconda cosa, voglio 15 giri di campo. Per te a meno 30. Voglio vederti vomitare il pranzo di ieri. Forza! Scattare! Vai, scattare, hai sentito? Mazza. Ne si riga. Ciao. Sei arrabbiata? Credevo che mi odiassi. Io non odio nessuno. Vuoi venire con me in un posto segreto? Posso portare la bici? Sì. Riesci a vedere qualcosa? No. C'era un posto laggiù nella valle, in un tempo di grano e sudore, quando il monte metteva il cappello, allora il cielo iniziava a tremare. Stai attenta, qui ci sono i serpenti. Che veniva da nord. Io non ho paura, lo so. Camminava, non hai paura fra di i niente. Canti di fossi, sulle labbra una lingua diversa, sotto i piedi un milione di passi. Allora? Dov'è che giochi, campionessa? Giocavo. Non credo di essere ancora in squadra. Ho fatto un po' di casini l'ultima volta. Tipo? Tipo che ho preso a cazzotti il mister. Avversario? No. Ti molestava? Ma che tutt'altro. Mi voleva bene e voleva il meglio per me. Beh, che stronzo. Hai fatto bene a picchiarlo. Mi fece fare un provino per una squadra di Serie A. E mi hanno preso. Beh, notizia bomba, no? Mia mamma, quando l'ha saputo, l'ha presa bene. Sai, lei non sta a posto con la testa. Insomma, è per questo che ora siamo qui. Vabbè, decisi di non accettare. E non l'ha presa bene neanche il mister? Tutt'altro. Ho cercato di farmi allontanare da lei, convincendomi che era una presenza tossica nella mia vita. Forse aveva ragione. Però ha sbagliato i modi, quindi l'ho presa a pugni. Greta, se mai dovessi cercare di fare il tuo bene, per favore, non colpirmi mai in faccia. No, dico sul serio, perché ho intenzione di costruirci una carriera su questa, guarda. Eh? Un ragazzo trovava una voce. Sei bella quando ridi. E allora il cielo iniziava a cantare. Ci son forse rane intrappolate. Hai rinchiuso il canto delle fate. Michael, ma che succede?
Bonzo, portami l'alieno. Michael! In ginocchio! Cazzo, colpo di scena totale. Giudichi le persone troppo in fretta. Un mister Gesù bambino con l'erba nei calzini. Non me lo aspettavo. Merito un po' di fiducia. La tua baby mi dice sei wow. Scrivo nell'house ogni mia traccia che ti manda in knockout. Ehi, ho San Michele sulla schiena. Mi ricorda che il diavolo è solo una preda. Caterina! Beh, ha disturbato qualcuno? Franco, la bambina è stata ritrovata sola nel bosco. Si rende conto della gravità? Come ci è arrivata? Tornava indietro. Caterina, racconta al nonno quello che mi hai detto. Su, digli perché eri nel bosco. Cercavo gli alieni. Gli alieni? Ha sentito? Pura fantascienza. Ma come, Don Giulio? Vale solo il suo di mondo immaginario. La bambina mi ha detto che il nonno la seconda in questa sua assurda iniziativa e le permette di andare in giro con quest'arnese per cercare un contatto con i cosi volanti. Che poi gli alieni nei Monti Sibillini non si è mai sentito. Non siamo mica nelle Americhe qui. Io permetto alla bambina, a mia nipote, di fare qualsiasi cosa la renda felice. È chiaro? È una follia. Lei deve arginare il danno. Altrimenti la bambina può diventare come sua madre. Arrivederci, padre. Ora devo arginare un altro danno. Il suo. Mi scuserà. Franco, stia attento. Ho promesso personalmente agli assistenti sociali che avrei supervisionato. Queste bambine sono anche una mia responsabilità. Grazie. Prego. Caterina, glielo tiriamo in testa? Senti, adesso ci mettiamo nell'altro nastro, così torna come prima, nuovo. Ma anche l'imbuto? E anche l'imbuto, se lo troviamo. Va bene. Ma perché allora hai lasciato sola la mamma? Avevo bisogno di sentirmi al sicuro, lontano dai brutti ricordi. Ma aveva appena perso la sua mamma. Sarà stata molto triste anche lei. E la nonna, pace all'anima sua. Mia figlia Ines, tua mamma, studiava, aveva degli amici, stava bene. Io no. Ma allora perché non le hai chiesto di partire insieme a te? Per farle un favore. Anch'io non ero certo una persona regolare. Tua madre si vergognava di me e aveva ragione. Io non mi vergogno di te. Ma tu ti vergogni di me? Io mi vergogno di averlo fatto. Non avevo ancora capito. Che cosa? Che non tutto quello che si vede con gli occhi è sempre vero. Greta, vieni a vedere le foto con noi.
C'è la mamma da piccolina! Guarda che belle! Non ascoltarlo. Vuole solo riempirti la testa di stronzate. Non dire così! Non importa, tesoro, va bene così. Non dire così! Tu non sai niente! Io e te possiamo anche non piacerci. Oggi la mia giornata non è stata una merda colossale come al solito, quindi se evitate di rompermi i coglioni, è meglio. Sei sempre cattiva con lui. Cosa ti ha fatto? Mi ha fatto che se ora siamo in questo posto di merda, è colpa sua. No, non è vero. Mi ha fatto che se la mamma non può avere un'esistenza dignitosa, è colpa sua. Che se ora la stanno torturando in qualche cazzutissimo manicomio, è colpa sua. Quindi smettila di difenderlo perché piange per uno stupido uccello del cazzo, però non gliene è mai importato nulla della sua vera famiglia. E stai tranquilla che come ha picchiato me la mamma, un giorno picchierà anche te. Hai picchiato davvero la mamma? Kate! Caterina, dove vai? Caterina! Caterina, dove sei? Caterina! Caterina! Cate! Caterina! 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 Caterina, dove sei? Caterina! Cate! Caterina! Caterina! Dove sei? Eccola. Sono il nonno e Greta. Il signore ha vegliato su di lei. Tutto è andato bene. Tornate pure alle vostre case. Franco, ammettiamolo, queste creature hanno bisogno di una figura solida, paterna, che sia per loro un sostegno e non un danno. Dico bene, Greta? Insomma, ho seminato la parola di Dio e ho ricevuto amore. Ed è per questo che, se è necessario, che mi offro volentieri a prendere sotto la mia ala le due orfane. Orfana sarà tua sorella? Franco, potranno stare qui con me, occuparsi della parrocchia, degli anziani, aiutarmi con le messe. Non hanno già sofferto abbastanza? Chi risparmia il bastone odia suo figlio, chi lo ama è pronto a correggerlo. È la parola del Signore. Vede, padre, a volte ci sembrano sbagliati, solo perché sono diversi da noi, o forse troppo simili. Se c'è qualcuno da correggere questa storia, quello sono io. Togliermi le bambine non mi aiuterà a diventare una persona migliore. Il Signore mi chiama. Non vorrete mica perdervi una messa, vero? Vi aspetto. Sì, sì, aspettaci, aspettaci. Oh, cos'è sta storia che te sei l'unico testa di cazzo della famiglia? Non sono esattamente le mie parole, ma... Però il concetto che volevi esprimere è quello.
che sei uno stronzo. E che te ne sei pure reso conto. Lo capisco. Se vorrete chiedere agli assistenti sociali di cambiare il sistema. No, vedi che non hai capito. Noi non abbiamo una fila di triscugini pronti alla porta a farsi chiamare mamma e papà. Noi abbiamo solo due alternative. O Franco faccia di merda. O Franco genitore maturo. Con chi andiamo? Mi dispiace. Non avete alternative. Vi tocca il Franco faccia di merda. O il Franco genitore maturo. A Caterina piaci. E questo sommato a come risposto lì a Don Gesù, a me basta per pensare che forse potremmo far parte della stessa squadra. Che forse abbiamo solo sbagliato modulo. Dai, andiamoci a prendere questi 5 mesi e poi torniamo a casa a bestemmiare come tutti i bravi cristiani. Almeno ce lo togliamo dalle palle. Che dici? No, Caterina, no. Franco, tu mi vuoi bene? L'ho comprata, è fatta. Non si deve morire infelice, non credi? Me ne vado. Cosa di folle anche tu. Così? Sei sicuro? Vuoi che venga io da te? Ecco. Sono pronta, Don Giulio. Benissimo. Tua sorella si starà divertendo un mondo con i bambini dell'oratorio.
Tu mi piaci. Eppure tanto. Ma ti chiedo di ripensarci. Devi accettare quell'ingaggio. Devi pensare a te per una volta. E se mai avrai bisogno di me, il mio numero ce l'hai. Ciao. Caterina! 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 Quelle cose? Perché tu sei coraggiosa. Non hai paura di cadere. Io invece... Io non avevo paura perché c'eri tu. Che bel caschetto che ti sei fatto. Berlinguer! Berlinguer! Scusa se ti ho lasciato andare! Ma l'ho fatto per te! Per la tua libertà! Ma se vorrai tornare a casa, ti aspetterò sempre. Sei proprio sicuro? Se ti dico di prenderlo, prendilo. Da una barca si può guardare verso terra.
verso il mare, verso il cielo. Avrete molte isole da avvistare tu, la tua ciurma di corsari, capitanuccino. Sì, sì, Giovanni, siamo proprio d'accordo. Sì, certo. E per il loculo, anche Guido è d'accordo. Va bene, ciao, ciao. Beh, abbracciatevi, no? Non fate gli stronzi. La mamma? Grazie. Uccello dell'anno, nel 1971, il falco peregrinus, meglio conosciuto come falco pellegrino, deve il suo nome alle piume scure sul capo, che rimandano al cappuccio indossato dai pellegrini durante i pellegrinaggi nel Medioevo, occupando i rifugi degli altri uccelli, presso rocce scoscese. Grazie alla sua grande capacità di adattamento, abita nei luoghi più disparati del pianeta e in alcune circostanze si è anche urbanizzato. Nonno. Sì. Luigi. Perché non dormi tu nel letto stanotte? Tanto io non ho sonno. Che succede? Dimmi almeno dove devo firmare. Pietro ti vuole molto bene, sai. È un gran bravo ragazzo. Preferisce averti lontana che averti infelice. Insomma, non mi vuoi dire di che squadra si tratta? E quanti chilometri devo fare per venire a trovarti? Il colore della maglia, dai! No! Cosa? No, 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 impossibile. No, impossibile. Da nonno juventino te lo proibisco categoricamente. I cartonati, no, 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 no. Nonno, ma che sta succedendo? Tentato omicidio. Tua sorella sta cercando di uccidermi. Dai, nonno, smettila. Oddio. Hold, hold, I'm waiting.